Eccoci qua cari fan, un altro video su questo canale dedicato al mio Tekken preferito, il primo, in particolare per la rubrica Fazer Special con il supporto del buon Michele Duraccio commenterò per voi i brevi e bizzarri finali in computer grafica del port PS1 di Tekken. Dovrete sconfiggere il buon Heihachi in foto con un ridicolo costume mai apparso in game per vederli tutti. Buona visione e buone risate. Ecco qua, Kazuya si prepara a prendere in braccio il povero Heihachi che ha preso una bella mazziata e si incammina, vabbè, con in braccio il padre verso lo stesso burrone da cui il padre lo gettò 21 anni prima. La computer grafica veramente ruzza, vabbè. Ecco, ha gettato il povero padre e una bella risatina, è soddisfatto. Che risata diabolica, diavolo di un Kazuya. Questo finale si chiama Robin Hood, ora capirete perché. Yoshimitsu è il classico ladro che ruba ai ricchi per dare ai poveri. Qua vediamo Lobo con suo figlio, Marshall e Forest insieme. Ecco, Yoshimitsu dà i soldi a tutti e Lobo fa una faccia davvero da idiota totale, ricoperto di soldi, incredibile. Il pezzente Lobo si prende tutti i soldi a terra e vediamo il figlio Forest che saluta Yoshimitsu che se ne va via con i membri del Manchi Clan. Dead! Ah, la faccia di lui è stupendamente ridicola. E Yoshimitsu poi sembra Robin Hood. Ecco il finale di Michelle. Vediamo una Michelle con delle spalle squadrate praticamente. La solita musichetta di sottofondo dei finali del primo Tekken. Strani stivali. La computer grafica è rezzissima e rozzissima. Qua vediamo la madre di Michelle. E Michelle è contenta di aver ritrovato la madre, ecco qua. Corre con una camminata animata malvagiamente. Fen, in francese fine. Az, dov'è la mamma di Michelle? Michelle, se esci con me te la trovo io. Questo finale si chiama Tacchi Alti. Ecco, vediamo un pessimo modello poligonale di Anna, la sorella di Nina, pessimo, computer grafico veramente pessima, anche Nina ha dei capelli monoblocco. Ora Anna si lamenta che non riesce a trovare la scarpa e Nina fa una faccia strana animata in modo veramente pessimo, gli dà uno schiaffone con effetto sonoro veramente figo riciclato da qualche film giapponese. Ora Anna piange vestita in modo veramente tamago e Nina gli fa vedere che la scarpa in realtà c'era lei, ha sempre avuto lei, che cattiveria. Nina, come sei crudele, ridalle la scarpa assassina irlandese e tua sorella, dai. Ecco qua il termine. Ah, volevo dire Jack. Vedete, il modello di Jack del primo Tekken è praticamente un Terminator realizzato in computer grafica. Ora viene praticamente uploadato il suo programma al resto dei Jack, praticamente, che sono stati prodotti in serie e si preparano ad invadere qualche paese poco propenso alla pace, non lo so. Computer grafica di altri tempi magnifica, Jack, Danger. Mamma mia, quanti Jack, sembra l'esercito di Skynet, Terminator Docet. Allora, il finale di Pool si chiama Burning Heart, cuore bruciante. Ecco, l'Hammer Fist cassa tutti i blocchi di vetro, non lo so. Poi rompe due bottiglie con il Double Hop Kick. Mitico Paul, il modello computer grafico è grezzissimo, vabbè, l'ho detto già varie volte. Siamo andati su la parete con un'immagine di Kazuya, disegnata da un bambino di 3 anni, forse Paul stesso, che è il cervello di un bambino. Magnifico questo finale, grezzissimo il modello di Paul. Monoblocco. Wow, Paul è potentissimo. La sua rivalità con Kazuya è forte come quella tra Ryu e Ken di Street Fighter. Ecco il finale di King. Church, la chiesa praticamente, così si chiama. Questa chiesa probabilmente sarà il suo stage in Tekken 2. Ecco le campane che suonano. Ecco il Pro The King vestito in modo ridicolissimo. Tekken 1 aveva una mise ridicola. Vediamo dei bambini praticamente renderizzati con il green screen anni 90, pessimi veramente. Si fondono a malapena con la computer grafica. Si vede che è roba fatta con un green screen anni 90. E King esulta e i bambini lo vogliono bene. Wow, sembra l'uomo tigre con i suoi orfanelli, bravo King, anche se i bambini in green screen anni 90 sono un po' ridicoli. Uno dei finali più seri, il finale di Love, chiamato The Master. Qua
Vediamo il dojo di Louvre dove certi tizi si preparano ad eseguire il backflip, ovviamente insegnato da Louvre, che qua mostra un modello poligonale completamente diverso, con un rossetto nero, non lo so, rossetto gotico si è fatto. Ridicolo questo modello poligonale di Louvre. Ora ci mostra il suo backflip. Louvre, che se non erro, lavora anche in un ristorante, arrivato a questo punto della storia, oltre ad avere un suo dojo. Mi dico. Wow, Lou sembra serio e concentrato. Bel backflip. Un'utile lezione per gli studenti del suo dojo. Ah, sa lavare bene pure i piatti, mi hanno detto. Ha 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 ha. Ok, spero vi sia piaciuto questo Fazzare Special, questi finali di Tekken 1 commentati da me e dal pro di Michele Duraccio. Come al solito vi consiglio di iscrivervi al canale Fazzare se non l'avete già fatto. Like e commento se vi va, condividete questo video e attivate la campanella delle notifiche. E se avete ancora tempo, date anche un'occhiata ai social network in descrizione. Ci vediamo al prossimo video. Stay tuned e buona, belli!